Ciao ragazzi, e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella con i vostri affabili orologi e i vostri gioviali video: tutto un insieme di situazioni particolarmente piacevole. Che ci arreca a piacere, ci arreca a noi plurale, maiestatis. Perché siamo io, voi e lei. Tutti insieme guardiamo questi video e ci facciamo un po' di cultura. no, Scopriamo orologi meno visti, poco conosciuti, a volte anche straconosciuti. Ma il bello è questo, no? anche riuscire a sopportare l'ennesimo Citizen Pro Master che compare sul canale e far finta che sia una novità, fare Oh, che bello! Hai capito? Così facciamo contento chi manda il video, perché altrimenti rimanere offeso, di brutto, 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 né? offeso, offeso e dopo non commenta più. Eh, succede. Siete abbastanza anche sparagnini, cioè... Eh, abbastanza È un gioco, ragazzi. Sono i voti, sono un gioco. Ricommenti, è tutto un gioco. No, eh, sono tutti belli gli orologi. Quasi. Sono quasi tutti belli. Però non dovete nemmeno offendervi se uno no vi dice che no, non è bello, quello lì che non mi piace. Vabbè, dai. Detto questo, vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo scintillante. Rolex Dejust 41, che poi 41 non è, è 39 mm, in acciaio e oro, con il suo bracciale Jubilee, secondo me l'oro, l'acciaio e oro, spacca proprio, veramente luminoso al polso, scintillante, fa la sua bellissima figura, veramente uno di quelli che ma, è invendibile, dai, è invendibile, anche perché poi non lo piglio più, non riesco più a pigliarlo, l'ho preso a scalinate, no? ho preso prima il Dejust quello... Uh. Quello blu con il bracciale Oyster e la ghiera liscia l'avevo pagato 5.000 euro, una roba del genere. Poi l'ho venduto, ci ho guadagnato sopra perché il tempo è passato, anzi l'ho dato in permuta, pur dando in permuta ho, ci ho guadagnato sopra, nel senso non ci ho guadagnato, perché ho preso questo, ci ho messo soldi sopra. Insomma, scalino dopo scalino, no? eh, come con le moto, si inizia con, con l'883 usata, io iniziai con l'883 usata, poi dopo, dopo qualche anno l'ho data indietro per prendere un 1340 usato. E poi, dopo, alla fine ho preso quella nuova, dando sempre indietro o mettendoci dei soldini, no? Si fa così anche con gli orologi, con qualsiasi cosa che a uno interessa può fare così. Tutto è subito, mm, è dura eh? o nasci con la camicia eh? se no è niente. Vabbè, dai, discorsi inutili, non fate anche troppi, ci mettiamo gli occhiali rossi oggi rossi, in onore del vostro comandischi che ho spellicolato l'altro giorno e dito, pronto, e fuoco alle polveri. Un Salutone Davide, ciao sono Simone. Simone, rinnovando ancora una volta i meritatissimi complimenti per il tuo canale. Troppo gentile questo nuovo video, innanzitutto per aggiornarti sullo stato della mia collezione, non vedo l'ora, e poi alla fine per presentarti una tua nuova follower che ci teneva tantissimo a farti una domanda. Ah. Dunque, quelli che vedi inquadrati sono gli orologi che ti ho già mostrato all'incirca un anno fa, belli assai quali se ne è andato il Rado Captain Cook che peraltro tu hai maneggiato in uno uh, dei video che, in cui mostravi gli usati di Giacomo perché ah. da lui l'ho dato in permuta e mi sono preso questo bello sai con, uh, diciamo il Captain Cook non ci incastra proprio nulla tecnicamente parlando E che significa? è un orologio elegantissimo eh, che al polso mi è piaciuto veramente tanto Longin Conquest Heritage con la Central Power Reserve, un orologio yes. questo che era già stato prodotto nella seconda metà degli anni 50 dalla casa di Sentimier e adesso è riproposto in versione moderna, molto 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 arrapante come orologio uh, addirittura, bello, mi piace, fate una recensione, datela a vedere qui vedi il tangente di Nomos che è un po' un'icona della casa di Glashutte Certo, bello anche da, questo. che a me piace tantissimo sia stilisticamente parlando che tecnicamente per i suoi calibri. Certo, niente, quindi ho voluto affiancare un degno compagno, un altro, quello qui, il Club Sport Neumatic da 39 mm di diametro cassa. Ecco fatto, questo qua se io dovessi mai prendere un Omos sarebbe quello che prenderei, sarebbe quello che prenderei, e, che, e credo che al momento, non sono aggiornatissimo, non è che vado tutti i giorni a vedere sul loro sito, credo che mh, sia l'unico che, 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 che mi piace, col bracciale braccialato, con questo aspetto, con quella cassa così bello, mi piace proprio, sì, lo provo a 100%, con i numeri eh, arabi che si alternano agli indici a bastone, i piccoli secondi a ore 6, veramente, è fatto... un. Altri quadranti non ce n'è perché sto qua mi sembra un po' un, un, un colore un po' strano. Nero, nero, nero che è veramente... Ecco, nero, a me piacerebbe nero, che è veramente una cosa eccentrica, eh? Nero, nero. Che condivide con il tangente il calibro automatico, cioè il DUV 3001, ma eh, rispetto al quale guadagna tantissimo in termini di impermeabilità perché siamo a 200 metri di profondità all'acqua, mantenendo 8,4 mm di spessore. Tanta roba, poi con questo dial, questo colore veramente eh, particolare, con eh, queste, questa tendenza al tabacco eh, scintillante Niente, eh, sta benissimo. Ho detto, nella mia collezione, eh, certo. Ci mancherebbe altro. Infine, a far compagnia al 6,5, eh. eh, mi sono preso questo che è un Prospex con cassa Capitan Villard. In realtà io ero andato per acquistare il classico Capitan Villard, o meglio, la classica colorazione nera, o anche valutavo anche il verde. Però mi sono imbattuto in questo esemplare della serie speciale Save the Ocean. Questo in particolare l'Ocean Glacier che prende il nome appunto dalla lavorazione del Dial, che non so se in video rende, ma che molto sì, rappresentativa appunto di un. Uh, di, del mare ghiacciato dell'acqua ghiacciata. E... Sì, questo quadrante qua, anche se non dovesse rendere da, dal video, l'abbiamo visto anche su, altri, su altre tipologie di orologio sempre di Seiko. No? Mi viene in mente quello celeste, ad esempio, è eh, eh, una di quelle lavorazioni che si trova su questi orologi qua. Diciamo che non sono neppure troppo costosi, ma che a me personalmente mi va un po' anche a ricordare le lavorazioni dei Gran Seiko. Ora non vorrei dire una, una bestemmiona, però sono talmente fatti bene questi qua di Seiko, di quadranti. Che mi ricordano quelli perché? Perché quando si va a lavorare sul quadrante cercando di fare questo effetto ghiaccio, chiamiamolo, oppure carta stropicciata, no? oppure tessuto con linee verticali, insomma, questo qua, questo sistema qua si rischia di fare qualcosa di plasticoso. Ci vuole che il quadrantista sappia fare, come azienda, sappia fare le cose fatte bene eh? e secco, in casa secco le sanno fare perché tutte le edizioni che ho visto con questo quadrante qua sono spettacolari e niente, provato al polso sinceramente me lo sono portato a casa e bravo, lì allora eh. questa è la parte quindi moderna diciamo della mia collezione bravo poi belli, belli, mostrandoti anche quella che è la punta di diamante diciamo della mia collezione cioè questo Omega Seamaster nella sua declinazione in acciaio e oro sedna Bravo! Bello. ti dico che Piace. si sta affacciando sulla spalla anche la scimmietta vintage oh ci voleva, con la barba bianca sfumarla, avrei pensato di acquisire qualche pezzo eh, ovviamente vintage diversificandoli il più possibile all'interno di quello che è il panorama delle case che hanno un po' fatto la storia dell'orologeria ci sta come ragionamento dai. ho iniziato da universa Genève, perfetto, casa che ovviamente non eh, necessita di presentazioni, eh no. eh, questo pezzo in particolare non ha un grosso valore economico, mm. ma ha un paio di peculiarità che eh, vanno menzionate. Innanzitutto, ha quasi 80 anni, infatti, eh, anzi, forse più di 80 anni si parlano fatti di un orologio di fine anni 30, inizio anni 40, come testimoniato tra l'altro. Dalla dedica sul fondello che recita il 22 agosto 1945. E poi è un reincassato in una cassa Denison. La Denison è una casa inglese produttrice appunto di casse per orologi che in quegli anni fabbricava soprattutto casse in materiale prezioso. Per orologi Rolex e Omega mm. che venivano appunto importati nudi per non pagare dazi di importazione dei materiali preziosi e quindi per questo secondo me ha un senso collezionistico. Non ho capito se è stato reincassato, cioè non è, non è più l'orologio originale, è una, crocchio, è una crocchio, tanto più che. La dedica è scritta sul fondello, 1945, se tanto mi da tanto il fondello fa parte della cassa come accoppiamento, quindi cassa e fondello sono di un'altra roba e il calibro e quadrante è di un'altra roba. Quindi cosa, cosa mi dici che è del 1945? La, la, la cassa del 45 il fondello e il quadrante sono degli anni 30, cioè, è una crocchio, a me no, cioè, non ce la vedo questa peculiarità, scusate se sbaglio qualcosa se vogliamo poi farci infinocchiare romanticamente dal fatto è eh, perché era la, ca la casa che faceva le casse per e cosa vuol dire sono due sono due robe diverse sono messe insieme ho fatto un, cro un crocchietto tiene il crocchietto per me è così poi ho pensato a brightling della quale vedi eh, qui il, un cronomat ah. eh, solo tempo certo che è nella mia collezione da un annetto circa e allora eh. Come non prendere eh, il eccole. Cronomat, bravo in quindi con il bracciale il cronografo ehm, del 1900? In questo caso 1994 94. con il suo caratteristico bracciale roulot, bellissimo. Eh sì. Non aggiungerei assolutamente no. altro. Touch. E infine mi sono spostato su niente, proprio di meno che. Eh. Vacheron Constantin, ah, che è me. Tieni, ti questo... casa che produce orologi ininterrottamente dal 1755 e con questo pezzo elegantissimo che però è difficile datare come tutti i Vacheron Constantin infatti guardando le tabelle reperibili in rete e il seriale del movimento si direbbe che eh, sia un pezzo della seconda metà degli anni 40 Mm, che dire io oh. non saprei qui siamo di fronte a un esemplare di 34 mm di diametro cassa cassa ovviamente in, in oro con la sua fibbietta originale anch'essa in oro massiccio e niente dovrebbe far parte della, della famiglia dei patrimoni e con questo finito e ora la parola alla tua nuova follower e chi è? De... Eh, Sei un grande, sono Giulia, ho 10 anni e volevo dirti una cosa. Eh. Quest'anno mm. per la mia prima comunione, dei parenti mi hanno regalato questo swatch molto Top. colorato che a me piace molto. Bravo! Però c'è una cosa strana che anche mio babbo non mi sa spiegare. Eh. Mettendolo all'orecchio si sente ticchettare una volta ogni 20 secondi. Sai dirmi tu che tipo di quarzo è? Ciao, ciao Davide! No. Ciao! Ecco fatto, ciao, Giulia, simpaticissima. Come essere messi in difficoltà da una bambina di dieci anni? Perché io, sinceramente, non ho la più pallida idea di cosa etichettare una volta ogni 20 secondi ha detto. Non ne ho la più pallida idea. Un quarzo, che etichette? Cosa può essere? Eh non lo so. Non è la più pallida idea, deve essere qualcosa a livello di ruote di plastica che, gi che gira. Se ci sono delle ruote di plastica, oh, non è la più pallida idea. Non lo so, ragazzi. Se qualcuno di voi ci sa spiegare perché, sto Swatch fa il ticketino una volta ogni 20 secondi, non lo so. Giulia, lo so che ti ho deluso eh, me ne faccio, cioè, ti, ti chiedo venia, chiedo perdono, non sono riuscito a darti una risposta. mi mico, spargo il capo di cenere, amici. Se qualcuno di voi lo sa. Questo barbatrucco qua cos'è? Perché non ne ho la più pallida idea. Detto questo, orologi a Gogo go belli tutti, Bratil Chronomat, l'Omega Seamaster 300, tutti orologi belli, belli, però in questo momento li lasciamo lì da parte perché me li avevi già presentati, quindi votiamo solamente i nuovi arrivi, lì eh, il Nomos e tanta roba, già, già quello lì tira su Tira sulla, la classifica di un bel po', e quei vintage che sono tutti di... insomma, a parte l'Universal Geneva che è un accrocchietto però Vacheron Constantin dai ti do un 7.5 di, di voto perché te lo meriti ripeto io tra... vabbè non sono un grandissimo amante del vintage soprattutto ecco stavo pensando mentre guardavo io spenderei dei soldi per un Vacheron Constantin così che non so da dove viene chi è perché se esiste di che anno è come fatto quando tutto d'oro chissà quanto costa no 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 Vorrei cercare di spendere i soldi nel vintage, però sapendo al 100% quello che vado ad acquistare, nel senso di cose tutte a posto, un minimo di storia che il modello è quando l'hanno fatto. E poi ugualmente, no? Al momento, non, non, non li spenderei tantissimi soldi. Non vascello, costa tempo così preso a caso. Piuttosto non so quanto l'hai pagato, ma io credo qualche migliaio di euro l'ha pagato sicuramente. Li avrei presi e utilizzati per qualcosa di moderno che mi, che mi toglie la soddisfazione. Ecco. Questo, e nel vintage riesco ad andare, ma su cifre che, che si spingono, dai, sotto i 1000 diciamo, ho preso anche qualcosa sopra, ma è, è, è lì il range nel quale spendo volentieri, altrimenti preferisco andare sul moderno, sul secondo polso. Eh. Detto questo, Giulia, di nuovo ti porgo le mie più sentite scuse e andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Il ditino inquisitore oggi me lo giro verso di me e mi inquisisco da solo, eh. mi redarguisco anzi. Ciao Davide, certo video, il primo video che ti ho mandato ti ho fatto vedere degli orologi vintage che oh. mi sembra tu abbia apprezzato molto, poi ti ho fatto vedere degli orologi subacquei che non mi sembra tu abbia apprezzato molto, oggi ci riprovo con tre orologi complicati. In particolare qua abbiamo un Chrono Swiss modello Delfis oh. a ore saltanti, base 24 ore e minuti retrogradi. È un orologio di non facilissimo apprezzamento se non ricordandosi come il eh, signor Lang abbia fondato negli anni, alla fine degli anni Ottanta la Crono Suisse apposta per cercare di recuperare la tradizione orologiaia svizzera e eh, anche recuperando eh, movimenti, fondi di magazzino, smontandoli, rielaborandoli e rifinendoli a mano. Ah. E in particolare allora si capisce perché questo quadrante d'argento rifinito a guilloché a mano eh con, si riconosce il disegno del paniere nella secondina al 6 e il resto del quadrante a soleil eh, tutto di chiara ispirazione di Breguet. Eh, L'orologio a 38 mm di diametro, una lunetta in, in, in oro godronata una carrur a contrasto in acciaio particolare è questa corona che richiama gli orologi eh, a cipolla, che è un po' diventata la firma della Maison Chrono Suisse. Come dicevamo, la cosa più particolare è il recupero di questi movimenti, elaborazione, rifinitura Bello, eh? e regolazione. Con l'aggiunta la, eh, in questo caso di una complicazione eh, brevettata da Chrono Swiss per il ritorno della lancetta dei minuti contemporaneo al salto dell'ora, eh, il tutto in maniera istantanea, ma con lo sforzo distribuito durante tutta la marcia dell'orologio. Ah, la massa oscillante è in oro e il movimento è un Enicar. Questo orologio, ora io ho fermato perché non hai spiegato agli amici: eh, chi guarda può anche non saperlo come si legge. Questo orologio 22 sarebbe l'orario: sono le 22. Invece, da 0 a 60 sono i minuti, quindi sarebbero le 22:15 in questo momento. Quando arriva a 60, la lancetta dei minuti, con uno scatto torna indietro e, nello stesso momento, scatta anche 23, cioè si passa alle ore 23. Questo scatto istantaneo sia delle ore. Che dei minuti comporta un rilascio di energia e tu mi dici che questo calibro è stato costruito in modo da modulare questa energia lungo tutti i 60 minuti e non nel momento stesso in cui avviene lo scatto quindi in modo da non esercitare eccessivo eccessivo sforzo sui componenti interni chiaramente poi a ore 6 c'è la secondina dei secondi continui bello tutto bello tutto bellissimo no come si fa a non apprezzare una roba del genere poi però io mi domando e domando anche a voi amici voi comprereste un orologio così? Io no, io a me non interessano al momento gli orologi fatti così, bello, eh, complicato, ma classico, classicissimo, eh, strano, un pochino... No, non fa per me, non, non, è, non è abbastanza sportivo. Eppure a me piacciono anche gli orologi classici, proprio no? da vecchio, eh? diciamo la verità. Però questo, qua, questo tipo di orologio qua non, non lo indosserei con piacere. Se dovessi averlo in collezione, sarebbe solamente per metterlo lì e dire io ho anche questo super complicato qua che fa queste cose qua. Guardalo, hai guardato, lo rimetto in vetrino per questo e non mi sembra il caso di averlo. Devo dire la verità: è molto difficile da portare perché è sempre o troppo elegante ah. o troppo sportivo e non c'è mai il momento giusto per poterlo indossare, eh? Oh, ma darei ora un'occhiata a questo Gerard Gentà retro è coevo dell'orologio precedente, siamo all'inizio degli anni 90 e ha le stesse identiche complicazioni, cioè ore saltanti e minuti retrogradi, ma le ore saltanti sono su base 12 ore. Oh. È evidente come l'interpretazione estetica sia il risultato di... completamente diversa, questo è molto più sportivo, richiama un po' gli orologi militari con questo quadrante nero. Ora qua è, è, è sicuramente a livello di complicazione è sicuramente migliore quello di prima perché quello di prima aveva la finestra ad ore 12 e se non mi sbaglio aveva le, le due cifre indipendenti cioè scattavano tipo grandata. Questo qua invece mi sembra che sia una ruota unica che gira come fosse un datario e ti segna le 12 ore. È molto più semplice questo. Con la sfera adaga riempita di trizio e tutti gli indici Luminescenti. L'orologio è in acciaio 36 mm, anche qui, però, ritroviamo un richiamo alla orologeria tradizionale con la Carrur Cannolet, tipica di breguet, è anzi, direi l'unico orologio non di breguet che ho mai visto. Con la Carrur Cannolet e però... si vede che il periodo, appunto, aveva voglia di recuperare un po' le tradizioni svizzere. Il fondo è Chiuso, nasconde un movimento estremamente elaborato, derivazione ETA 2892A2, con appunto l'aggiunta della complicazione a ore saltanti e minuti retrogradi, brevettata in questo caso da Gerard Gentà. Ho Come vedi, questo orologio è molto, molto rovinato perché, a differenza del precedente, è molto più facile da indossare. Lo puoi mettere sia in occasioni informali che sotto una giacca. Fa. Sta piuttosto bene, o almeno a me piace molto. E caratteristica è anche questa corona a cappello di prete con le sferette intorno, tipica della Maison Argentà. molti orologi della, di questo periodo montano della Maison montano questa certo. corona. Va bene, eh, questo è uno dei primissimi costruiti. Eh, la, il modello retro si è poi sviluppato negli anni con tantissime varianti. Quelle più ricercate sono eh, quelle con i personaggi della Disney. Terzo e ultimo orologio che ti farei vedere oggi, Davide, Bene. è questo Ulysse Nardin, che è stato prodotto nel 1997 per commemorare il centocinquantennale della fondazione della Ulysse Nardin. In soli 150 esemplari per colore, cioè oro giallo, oro rosa e platino. Questo orologio, questo orologio si chiama eh, Perpetual Ludwig, e cioè è un calendario perpetuo che tiene quindi conto degli anni bisestili. Ed è stato inventato il suo meccanismo da Ludwig Holstein che è un geniale ingegnere dell'Aulis Nardin specializzato appunto in complicazioni. Questo, che allora era l'unico e credo ancora estremamente rara come complicazione, ha la particolarità di, essere, di poter essere regolato completamente dalla corona, oh, andando vale. avanti e indietro. Questo grazie all'assenza di leve e bascule, per cui è tutto basato su ruotismi. E fra l'altro, risolve anche l'annoso problema che credo ti attanagli come attanaglia me certo. dell'anomalia del 2100. Certo con questo orologio, tu semplicemente regolandolo con la corona, puoi eh, superare l'anomalia dell'anno 2100 senza doverlo mandare in revisione. Accidenti. Eh, in oro rosa, 38 mm la cassa. Particolarmente cicciona direi un po' botteriana e molto molto particolare il movimento, estremamente rifinito, oltre alla complicato, è molto molto rifinito. Mamma mia. La massa oscillante è in oro. Boh, direi che per oggi è abbastanza, eh, i sette minuti sono brevissimi mi fermo qua perché allora, volevo capire un attimo come si legge. Quindi, sarebbe giovedì 10 ottobre. In fondo, c'è la data del 24 2024. È così che si legge, no? Eh, Se no, altrimenti non. Ti ringrazio per la tua usuale simpatia e preparazione con e... cui segui i nostri orrendi video. Ah. Grazie a tutti quelli che seguono questo canale. Tanti tanti complimenti e tanti tanti unboxing a tutti quanti. Grazie. Sei simpaticissimo, caro amico mio. Bravo, bravo, beh, beh, beh. ti do un 8, ti do un 8, anche se sono solo tre orologi. Non, non solo... 8 per la qualità. Eh, veramente tre orologi particolari con dei calibri particolari. Anche se il brevetto Gerard Gentali sul 2892, si sì significa che è stato il primo ad aver pensato di modificare o di aggiungere un modulo al 2892 che faccia quella complicazione lì. Non è che ci voglia, non è che abbiano creato un calibro da zero, però va bene, ci sta brevettato, ci sta. Tutti belli, tutti particolari, tutti qualità intrinseca, soprattutto di contenuti perché di aspetto eh, più o meno sono tutti degli anni 90 e risentono, no? anche, anche se poi se fossero nati oggi più o meno l'aspetto sarebbe sempre quello lì ultra classico, ultra formale, veramente particolare che devo essere sincero nessuno dei tre orologi mi piace e nessuno dei tre orologi vorrei avere in collezione ve lo dico chiaramente sono, sono un po' anticonformista in questo non lo so mm, rimango affascinato dal meccanismo da, da, dalle complicazioni, dai brevetti e da come si deve, regolano, addirittura questo qua non ha bisogno di, di di modifiche della, della casa madre, no, però non mi piace non mi piace. Comunque, ti faccio di nuovo i miei complimenti. L'otto te lo sei preso e aspettiamo il prossimo video. Dai. Ciao Davide, Ciao. io sono Mattia da Reggio Emilia. Complimenti Mattia. per il canale, eh, grazie! E complimenti, perché mi hai attaccato una bella passione. Passione Quindi circa un eh. anno che ti seguo oh, su YouTube. E ho preso una bella scimmietta. bravo! bravo, bravo. Allora iniziamo. Ah vai tovaglias guarda il primo orologio certina eh. del 1950 l'ho preso perché volevo un vintage eh, e caso. insomma l'ho preso a caso quello che viene, poi passiamo allo zenith vai. stellina questo è un bellissimo orologio lui è placato L'unica cosa è che io un polso a 18,5 e questo orologio fa 31 mm <ride> e quindi eh, faccio un po' fatica a portarlo, diciamo. però Ma i vintage non è che si comprano per portarli per forza, per sfoggiarli uh, all'ultima moda, eh, sì, si, si prendono anche per collezionarli, quindi un bel orologio da 31 lo prendi e, e te lo metti in collezione, poi lo puoi indossare se è troppo piccolo che... Hai vergogna andare in giro? Che dopo ti, ti dicono: Ti sei messo l'orologio di tuo figlio, no? allora te lo, lo indossi in casa. in situazioni familiari nelle quali te lo puoi godere senza esporlo anche diciamo al pubblico ludibrio, ma anche a, a eventuali danni fisici. Ora, da, guardavo, siccome lo muovi no, da buon bolognese, ti muovi tutte le manine, però lì non riuscivo a vedere un'immagine un fissa. Mi sembra che le sfere siano leggermente più pulite rispetto agli indici, che sono più ossidati. C'è questa piccola incongruenza che ho visto al volo così, ma sulla quale però non ci metterei la mano sul fuoco come diceva Muzio Scevola però in collezione mi piace averlo eh, bravo. dopodiché eh. ho cominciato con la malattia delle date Mo bravo, anno eh. di nascita di mia suocera Rado Marco Polo Ma del 1968 con citorino originale un eh, bello orologio Bello orologio che mi piace, mi piace molto. Un bel quadrante, è bello. sì e mi piace molto anche mia suocera, quindi è stato è un bel ricordo anche di mia suocera. Bravo! Dopodiché sono passato all'anno in cui si sono sposati i miei genitori bravo e ho preso questo Seiko 5 Rally del 1979. Ah. Anche questo, adesso vediamo se riesco a farti vedere il quadrante, il quadrante è un bel quadrantino tenuto abbastanza bene, bello orologio, Dopo... scusami c'è qualcosa, i tuoi genitori si sono sposati nel 79, i tuoi genitori, quindi avranno avuto almeno 19 anni, quindi sono del 60, e come minimo tua suocera è del 68, cioè, vabbè qualcosa di anni, vabbè, di che sono passato? All'anno di nascita di mia moglie eh, Zodiac. Sappiamo tenere le date di nascita professional 200 metri del 1990. L'ho trovato eh. che la praticamente nostra. è nuovo, non ha, non ha segni di, di, di alcun tipo. Praticamente, questo orologio non è mai stato indossato. L'unica cosa che ha un quadrante di 38 mm di diametro, e abbiamo scoperto insieme a mia moglie che sta meglio a lei che a me. Eh. Oh, bravo, dai. sono passato dopo questo all'anno di nascita di mia sorella e ho preso questo Seiko 5 del 1995, oh. con eh, la garanzia e tutto che parte de dall'ottobre del 1995. Ganz bello questo qua, un po' dejust, un po' dejust, un po' vorrei, ma non posso poi ti faccio vedere velocemente questo era l'orologio del mio povero nonno che è scomparso eh, 5 anni fa e non va ho provato a, a guardare per sistemarlo ma poi sono arrivato alla conclusione che è meglio che me lo tengo in quella maniera qua che è un bellissimo ricordo sì. infatti mi ricorda tantissimo mio nonno perché non se lo toglieva mai dal polso questo questo, questo orologio passiamo al resto eh Dai un po' più moderni vai un festino al quarzo eccolo lì bello <ride> questo non ti piacerà tanto eh, no. però qualche quarzone ce l'ho <ride> eh, bravo quarzone sector 660 al quarzo anche uh, questo di bene e meglio eh, proprio un orologino che uso per andare al lavoro ma si sì, ma dai ma va bene dopodiché sono passato a un Vostok Anfibia. Oh. Abbastanza classico. Sì. Mi è piaciuto molto. È un po' pesantuccio, ma mi è piaciuto molto, perché col, con quello che costa, diciamo che è un orologio onesto. Ma sì, eh, tra poco. Vado veloce se non sforo. Eh. A forza di ascoltare i tuoi video, ho comprato un Citizen ecco. Pro Master classico. Ci voleva, no? Molto bello. Certo. Già qua si, si va sugli orologi un pochino più seri. Qualche giorno fa è stato il mio compleanno <ride> i, miei, I miei fratelli mi hanno regalato questo bulò avassato scheletrato Che ti dico la verità eh. Se avessi dovuto comprarlo io non so se sarebbe stato eh. il mio orologio eh. prescelto Però è un orologio che eh. vedrò, troverò la maniera di metterlo Certo nel cassetto quando mi sono sposato sempre qualche settimana fa, uh, mi sono comprato questo Hamilton Bolton. Bravo! E ho indossato proprio il giorno del mio matrimonio! Un Con queste lancette blu. Mi piace veramente tanto. Carica è un orologio meccanico, a carica manuale. Scusami, certo. E, ottimo orologio meccanico. Vado sempre veloce. E uh, la scheggia. Questo me l'ha regalato mia moglie ecco Citizen fatto. Aviator Chrono. Ciao, anch'io. E ero, non ero convintissimo appena me l'ha comprato, però dopo mettendamelo devo dire che ah. è un orologio comodo, onesto, fa la sua figura e, e soprattutto ancora non avevo un crono prima di questo, diciamo. E continui a non averlo, eh, però. Vabbè, comunque la moglie te l'ha regalato. Devi dire così per forza. Questo l'ho comprato un annetto fa. È stato il mio primo orologio che ho comprato, vale. un sector al quarzo. Mamma mia. Dopo ho scoperto che mi piaceva quando ho cominciato a documentarmi un po' perché assomiglia leggermente a degli orologi più importanti. E un po' pacchiano, però fa la sua figura. Dai, eh, tu, so anche sul quarzo, dopodiché sono passato e me l'ha regalato sempre mia moglie al Bulova me l'ha fatto scegliere a me a questo Bulova Lunar Pilot gran orologio eh. è molto pesante ho, ho provato anche la serie Meteorite limitata ho provato il Panda però diciamo che questo era quello che mi piaceva di più perché bravo non so, mi, mi sembra l'originale oh. diciamo, 45 mm. Io col, col mio polso da 18,5-19. Diciamo che mi faccia bene, è un bijou. Grazie, Grazie Davide. Grazie eh, spero pubblicherai il video. E eh, ti mando un saluto: saluto, love. love, 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 ragazzo. Eh, non, ho, non ho visto. Eh roba da strapparsi i capelli, eh? diciamo verità, tanti quarzoni regalati qua, c'è sempre una scusa per eh, questo mi ha regalato mia moglie, questo mi ha regalato i miei fratelli, questo e quell'altro, io ti do un 6, ti do un 6, sarò anche di manica stretta, ma più di 6 non posso darti, diciamo che le punte di diamante sono rappresentate da quell'Hamilton di forma lì a carica manuale e dal classico Citizen Pro Master, cioè, poi il resto sarebbero tutti orologi da mettere in un... Eh, una pressa idraulica, farne un cubetto e poi dire eh, quanto mi date per questo? 10 euro per questo eh, dammi 10 euro, ti taschi 10 euro, ci vai a mangiare una pizza e così ti risparmi anche di vederteli in giro. No? Perché è anche un po' una, diciamo, una fatica vedere questi orologi in giro. No? Cioè, eh, ora gli trovo questo qua, poi gli trovo. Questo qua, eh, no, questo qua se l'avessi preso io non l'avrei scelto questo. Questo qua poi magari un, un posto per, per indossarlo, lo trovo. Cioè, veramente siamo alla, alla sagra della, dello sconforto. La sagra dello sconforto. Ma cioè, cosa ci faccio con questa roba? Qua? No, lo sai anche te, e lo sai anche te, e qui il destino entra, entra in azione, lo sai anche te. Sei, dai, amico bolognese, simpatico, bella tovaglia, ma più di sei non ti si può dare, ritorna, ritorna ritorna più, più preparato. Ciao Davide, sono Ciao. Lorenzo dalla provincia di Parma. Inanzi... Ecco Parma. Si parlava appunto di tovaglie anche qua non si scherza. Qua però abbiamo la tovaglia, la classica tovaglia, quadretti. Come quella da trattoria, no, l'amico di Bologna di Parma. Siamo sempre lì in Emilia, lì si mangia le tourteland e quindi abbiamo le tovaglie da trattoria. Tutto complimenti per il canale, grazie, e ti ringrazio in anticipo se pubblicherai il mio video. Proviamo subito dall'unico orologio di mia moglie, unico mm. perché gli altri sono delle ciofeche che non sto neanche a farti vedere. Meno male che questo, bello 6 5 Sport orologio bello, bello, che appunto eh, gli ho regalato per Natale infatti è l'unico che si salva tra quelli che ha carino senti sì. di che però diciamo che insomma, per l'utilizzo che ne fa è più che sufficiente eh, direi di sì. poi passiamo a questo Seiko al quarzo orologio che era del mio nonno si vede Credo eh. che sia un anni 80 primi anni 80 come vedete usato veramente ha eh, il, il suo valore storico primi anni ottanta no, non ho neanche mai cambiato la batteria ma non mi interessa lo tengo proprio come ricordo insomma nel cassetto poi questo orologio militare russo che invece era eh, di mio padre che era stato regalato da un collega un collega di lavoro che lo usava chiaramente nel tempo libero per i vari hobby come vedi anche questo qui insomma bello, bello vissuto ma quando io vedo la faccia e martello, la scritta CCCP mi viene sempre in mente che siano un gadget per turisti più che orologi originali. eh, Sinceramente, come a volte si vedono, si sono visti, si vedono orologi con l'effigie di Hitler o delle SS o di queste o di Mussolini no? Cioè, non esistevano gli orologi fatti così, storicamente parlando. Non è che negli anni, negli anni '40 facevano gli orologi con l'effigie di Hitler, capito? È uguale a questa roba qua, mi sa, mi sa sempre di gadget costruito per i noi turisti qua occidentali. Eh. Poi, boh, posso anche sbagliarmi. Amici che conoscete l'orologeria russa, a ah, menadito, sapete dire se esiste. Boh? Poi, questo. Philip Watch Blade 34 mm se non sbaglio. Eh, niente di che, però con un placato oro, un orologio carino, ah elegante. Questo ah è un altro di quegli orologi che usa mia moglie alternandolo al, al Seiko 5. Poi passo a questo oh. bellissimo Mega, anche questo del, di mio padre. In oro 18 carati 35 mm movimento automatico vetro zaffiro eh, primi anni 2000 ah. orologio che è stato regalato da mio padre dall'azienda dove lavorava per i suoi 25 anni di, di, di lavoro presso appunto l'azienda pensate bello poi passiamo a quelli che sono i orologi della mia collezione questo bellissimo Seiko Pog bravo bello questo eh, dai. bellissimo 60 6.002 61, scusami 6139 la referenza orologio eh, di cui non, non conoscevo l'esistenza fino a qualche mese fa che guardando un video poi di Stefano Cecchini con Manuel Maggioli appunto ah beh, a crema. Lo, lo descrivevano, lo raccontavano e me ne sono veramente innamorato veramente okay. un bel orologio Trovato usato da un ragazzo su, subito a un buon prezzo completamente coevo originale oltretutto l'ho ritirato proprio oggi dalla, dalla revisione con speso una novantina di euro e adesso Ma funziona buono, veramente buono. alla perfezione 6139 il calibro non Poi, è la referenza eh, comunque Seiko Tartle è eh, simpatico sono un classico eh sì. poco da dire su questo orologio assolutamente iconico molto molto bello molto molto l'unico bello. quarzo della mia collezione che questo Yema Rallygraph Orologio secondo me, rapporto qualità-prezzo veramente ottimo, nonostante sia un mega quartz di Seiko, come movimento quindi a batteria fondamentalmente è, è fatto veramente bene. Ah eh certo. Eh, L'ho preso perché essendo al quarzo, appunto oltre a piacermi molto fisicamente è diciamo sempre pronto all'uso, non ho bisogno di impostare data e ora. Ah, è eccetera. ovvio passiamo alla punta di diamante della mia collezione, mm. che è questo bellissimo mm. Omega Seamaster Acquaterra. Oh. Eh, penultima referenza, è del 2017. Eh, veramente molto molto bello. Molto molto bello. Non c'è molto da su questo È eh, Veramente bello. Prima di questo, questo avevo un eh, Submariner 14-060M che mi aveva un po' stufato e ho venduto per prendere, prendere questo ah. e niente, niente. questo è quanto insomma spero che la mia collezione ti sia comunque piaciuta e, ti ringrazio e, un abbraccio un abbraccio Ciao. un abbraccio guarda ti do un 6.5 ti do un 6.5 perché gli unici orologi cioè quelli all'inizio da moglie poi gli il quarto il quarzo è festino, ma vabbè sono anche perso Acquaterra e i due Seiko, il Pog e, e il tarto lì, cos'era quelli? Quindi, se e mezzo è anche troppo. dai, sono... è Strano che hai veduto il 14.060, che secondo me, sono una volta uno che ce l'ha un orologio così, magari se lo tiene, no? Ma anche se sia se stufato, lo tieni lì, lo lasci lì eh, anche perché non, non, lo, non lo ricompri più. No, è come io vendessi questo qua, poi dopo non lo ricompri più. ma Ti, ti ripiglia lo e non ce l'hai più. Avrei tenuto vabbè comunque. Siete i conti in tasca, te li fai te? Beh, gli orologi, gli ultimi all'inizio cioè, mi hai un po' lasciato perplesso. Ho detto qua se va a finire male, invece la fin ti sei salvato. Dai. Prossimo e ultimo video, vai. Ciao, Davide. Ciao, complimenti per la trasmissione e Complimenti per la trasmissione non me l'aveva mai detto nessuno, comunque grazie, forse Frassica me l'aveva detto. Qua c'è la sagra proprio delle, delle tovaglie, è già la terza oggi che vediamo, ognuno con le sue peculiarità, particolarità, questa è un pochino più barocca, elegante, da salotto, questa è la tovaglia da salotto, bravi, bravi, fateci vedere le tovaglie. Saluto a tutti gli amici del canale, oggi ti faccio vedere qualche orologio che è intanto a far parte della mia collezione, Vai. partiamo con questo... Florian Tresler, eh? che era un micro blend perché penso che non li facciano più, ma che roba! Monta un movimento automatico svizzero, un ETA 2824 per la precisione, numeri romani e placcato in oro. rosa un bijou dai, proprio il mio sogno di orologio, eh? boh passiamo a un altro orologio automatico, Vai. un micro brand invece ancora in attività, che si chiama Temporelux, il modello è Ocean 200, è un diver appunto con 200 metri di impermeabilità, ma ah, bellino, è il fondello che è bellino eh? Questo monta un uh, Sellita SV200. Sì. Terzo orologio, un altro automatico, un Edox. Il modello è Levobert. ha un quadrante blu molto scuro. Si sì, Anche questo è placcato. Vediamo se si vede un po' meglio così, eh sì, ecco così si vede. Per leggere l'orario, bisogna fare così. Mamma mia! Placcato in oro rosa. Placcato in oro rosa. Il fondello è a vista. E monta un ETA 2824 eh sì, si vede. Cinturino in pelle. Ultimo orologio che ti faccio vedere oggi è un orologio vintage. È un crono al quarzo degli anni 90 è un Longines Conquest. Orologio con il bracciale acciaio oro come andava di moda in quel periodo. E per oggi è tutto. Ciao, un saluto. Meno male che per oggi è tutto, perché insomma, oggi sono rimasto abbastanza deluso dai vostri video, ragazzi. Mi dispiace doverlo dire, ma anche questo qua 5 io ti do 5 questo video non mi interessa passo per cattivo io ti do 5 5 perché mi hai fatto vedere un marchio sconosciuto all'inizio che non si sa che roba è un altro marchio che dici poi te ne definisci micro brand ma cioè micro brand è una roba quelli che fanno orologi da catalogo, che ti te li fanno arrivare già fatti con il nome sopra e poi li vendono, è un'altra. Eh. Cioè io non, non li conosco questi i primi due marchi che hai detto, quindi non ti so neppure dire se, sono, se hanno le caratteristiche per essere definiti micro brand, cioè qualcuno che sta cercando di emergere ma con l'intenzione di arrivare ad un certo punto, no? di fare un po' un. Un qualcosa di più strutturato con una, un catalogo di orologi personalizzati pensati fatti brigati soluzioni tecniche ricercate questi qua potrebbero essere anche quelli che si fanno arrivare l'orologio da, da, la private label che li fa no? magari anche a hong kong mi fai 100 orologi fatti così con scritto questo nome e poi e te li prendi e li definisci tutti in micro brand questo grand Bel calderone micro brand quando in realtà cioè i livelli sono differenti eh diciamo sono marchi sconosciuti ma eh, quindi quei due lì io gli, 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 gli darei già un ncd per sé poi l'ultimo longino al quarzo io ah, amo longino ma se, non si può vedere quel longino al quarzo di cronografo non si può dire, sia come estetica sia come contenuti sia come poi quell'edox lì anche con il placato come il primo micro brand placato eh, cioè anche lì il discorso un micro brand che fa un orologio placato oro è, è raro vederlo perché ci mette ci mette, ci mette uh, un, un certo impegno no nel dover vendere gli orologi, che sa che il numero è limitato, le vendite sono limitate. e Non lo faccio placcato perché vado a pigliare una nicchia di, di mercato che è veramente piccola. No? Quindi anche il primo lì che ha fatto vedere il microbrand placcato oro, secondo me è uno di quei generalisti che fanno gli orologi a, a go, go Invece Ledox placcato oro anche lì invece dice se c'è per le mani un bel marchio con un Reta 2824. Quindi presumo sia di qualche anno fa, di almeno 10-20 anni fa. Però placcato oro poi non si legge. Io ho 5, eh, mi dispiace amico mio, 5, però non me ne volere, eh, non me ne volere, lo sai che io cerco di essere magnanimo, ma questa volta non posso. La scimmietta mi è, cioè, mi si è addormentata la scimmietta, che, che significa che se, se ne è sbattuta proprio, eh. cioè, che questo è grave. L'indicatore più preciso, più attendibile del fatto che gli orologi siano interessanti o meno è lei. Se si addormenta vuol dire che hai fallito completamente la tua missione e io devo assecondarla dandoti un 5, ok? Così mi sono anche... Me ne sono lavato le mani, come diceva Ponzio. Eh? Oh ragazzi, io mi sembra di aver detto tutto. Eh? Non è che possiamo stare qua a parlare di orologio all'infinito, smacchiare i giaguari, pettinare le bambole e vestire le signorine. No, le signorine vanno, vanno svestite. Eh, quindi cosa facciamo. Eh, non riesco a mettere l'auricolare dentro. Lo metto dentro, slack. Oh, e eh, niente, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Chiaramente, come sempre, e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!